Mattinata importante per la cultura pesarese, mattinata di annunci, doppi annunci, quello della presentazione della stagione di prosa 2022-2023 per quello che riguarda Pesaro, l'AMAT e due teatri, il Teatro Sperimentale dove ci troviamo ora e dove comincerà questa stagione teatrale e il Teatro Rossini che torna a far parte delle cartellone dopo i lavori di restauro e entrerà in corso alla stagione. Ma la mattinata è stata anche importante perché sta l'occasione per annunciare il gruppo ERA come main partner e prima official sponsor della Capitale della Cultura 2024. Tanti i temi emersi da questa conferenza stampa in comune, facciamo ordine e cominciamo dalla stagione di prosa 2022-2023 che ci viene illustrata da Gilberto Santini, direttore di AMAT, che ci spiega quali sono gli 8 titoli che accompagneranno 32 serate teatrali. Diciamo che io la chiamo una stagione in transito perché inizierà il Teatro Sperimentale per poi trasferirsi al Teatro Rossini che si sta facendo bello per i nostri appuntamenti che poi da metà 2023 insomma non avranno tregua fino a tutto il 2024, l'anno della Capitale della Cultura. E una stagione fatta di tante storie al presente, piena di nomi e volti noti ma anche proposte nuove proprio per un teatro che è capace di, nel divertimento, nella riflessione, di raccontare davvero il senso del presente. I titoli? I titoli sono 8, vanno da ottobre a maggio, diamo qualche suggestione, c'è un bellissimo spettacolo protagonista Stefano Accorsi che ricrea con Daniel Finzipasca, che è un regista molto raffinato, molto intelligente, una sorta di viaggio onirico legato anche al mondo del calcio, l'avvia con un bellissimo spettacolo prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, una commedia con la firma dell'argentino Claudio Tolcachir e poi Vanessa Incontrada in una commedia divertente sin dal titolo, Scusa sono in riunione ti posso richiamare, il messaggio che tutti noi mandiamo più volte al giorno, tanti appuntamenti appunto fino a questa proposta sicuramente inedita, un Cocchi Ponzoni del duo Cocchi e Renato per la prima volta in uno spettacolo diciamo con un taglio più drammatico, in un ruolo diverso, molto affascinante e chiuderà appunto nel mese di aprile con Le ferite del vento questa bella stagione. E per quello che riguarda invece biglietti, abbonamenti, manca ancora qualche mese di spettacoli, ma sappiamo che la corsa al biglietto e al posto in teatro è sempre frenetica. Sì, infatti di questo siamo molto felici, dai primi di settembre partirà la campagna abbonamenti, prima il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, poi per i nuovi abbonati e poi tutti i biglietti, comunque tutte le informazioni sono nei nostri siti amatmarche.net e Teatri di Pesaro. E come detto, questa presentazione della stagione di prosa 2022-2023 ha dato il benvenuto anche al gruppo ERA come main partner, nonché official sponsor di Pesaro Capitale della Cultura 2024. L'annuncio dato dal sindaco Matteo Ricci in questa occasione in cui si è recato a Pesaro anche il presidente esecutivo del gruppo ERA, Tommaso Tommasi di Vignano. Ascoltiamo dallo stesso sindaco Ricci e da Tommasi di Vignano la soddisfazione e i benefici di questo connubio all'insegna della cultura. Sì, è molto importante questa fiducia che il gruppo ERA dà da subito in un accordo triennale per sostenere la Capitale della Cultura. Del resto è un appuntamento che può cambiare la provincia, può cambiare il nostro territorio, dipende come ce lo giochiamo, abbiamo deciso di iniziare subito perché dobbiamo fare depositare nell'immaginario collettivo il fatto che Pesaro e la provincia siano una delle realtà che più di altre stanno scommettendo sulla bellezza e sulla cultura. E anche sul binomio natura-cultura, che è il binomio nel quale abbiamo vinto, con il quale abbiamo vinto, ed è importante anche per questo il gruppo ERA, perché ogni volta che parliamo di acqua, di energia, di rifiuti, ERA è il nostro partner nel nostro territorio. Quindi una bella collaborazione che rafforza ulteriormente il rapporto tra ERA e gli enti locali della nostra provincia e questo sicuramente ci consentirà di giocare meglio e con più forza la partita della capitale. L'evento di oggi nasce dalla vittoria e dalla scelta di Pesaro come città della cultura e quindi era un qualche cosa che riguardava la città, nasce dalla città e noi ci siamo affiancati anche se volete in punta di piedi con un certo sforzo economico ma sicuramente con convinzione. Per quello che riguarda invece le vicende passate, è una storia che risale 20 anni fa, siamo entrati abbastanza in punta di piedi dopo aver vinto una gara pubblica che cercava un partner nel settore dei servizi.
l'abbiamo vinta e poi piano piano la collaborazione si è accresciuta e direi ha dato buoni risultati sia al mondo pubblico di questo territorio sia anche al partner industriale, perché questo è il nostro mestiere normale. Credo, come accennavo, che si possa anche puntare, come stiamo già facendo peraltro, ad aggregare a questa nostra presenza anche altre realtà del territorio stesso, perché questo è un settore di ampio movimento con un difetto, un eccesso di numerosità degli operatori che in qualche caso sono vittime della loro poca dimensione, e in un settore come questo che è caratterizzato da una crescente competizione o si hanno le spalle grosse o si rischia di rimanere all'angolo. Questo l'abbiamo spiegato in tanti modi, cercheremo di farlo concretamente anche nei prossimi anni.